Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Arrestato a Cassano allo Ionio nel Cosentino il latitante Luigi Abruzzese, 29 anni, reperibile al 2015, era nell'elenco dei ricercati più pericolosi. Gratteri, fermata all'ascesa pericolosa del boss, Salvini si complimenta con le forze dell'ordine. La vittima dell'aggressione razzista a Falerna nel giorno di Ferragosto racconta ai nostri microfoni quei terribili momenti. L'uomo era in vacanza con la moglie. Non porterò mio figlio qui. Serrate le indagini della polizia. A un anno dal tragico rogo nel centro storico di Cosenza non si conoscono le origini dell'incendio, costato la vita a 3 persone. Oggi in cattedrale la messa per ricordare Antonio, Serafina e Roberto. Un video girato con un drone dai consiglieri comunali di Forza Italia mostra i segni del tempo sul ponte Morandi a Catanzaro. Intanto il sindaco di Celico chiede un incontro del comitato operativo viabilità in prefettura a Cosenza per il Cannavino. La Sorical ripara la condotta idrica a Polistena, risolto il problema della carenza d'acqua. Suoni e suggestioni di una notte di mezz'estate nella città ionica, quinta edizione per l'iniziativa che ha l'obiettivo di esaltare il fascino del borgo. Buonasera dalla redazione TGTEN, la cronaca in primo piano con l'arresto del latitante Luigi Abruzzese, 29 anni, il blitz della polizia all'alba a Cassano allo Ionio, l'uomo bloccato al rientro in Italia dopo anni trascorsi in Germania. Abruzzese era irreperibile nel 2015 ed è inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi. Sentiamo. Secondo i magistrati della DDA di Catanzaro, quella degli zingari è una cosca d'indrangheta in ascesa, capace di sedersi ai tavoli dei grandi traffici internazionali di droga. Oggi è stato arrestato il presunto reggente della cosca, Luigi Abruzzese, di soli 29 anni, scovato in una villetta di Lauropoli, a Cassano Ionio. Con lui c'erano la compagna e due zii della donna. Questi ultimi sono stati arrestati per favoreggiamento. Lui è stato condannato già a 20 anni per traffico internazionale di stupefacenti, perché importava con la sua organizzazione sia cocaina dalla Colombia, sia eroina dall'Afghanistan, sia marijuana dall'Albania. Come tutti i grandi trafficanti internazionali stupefacenti, gira il mondo, quindi anche durante la sua latitanza ha girato l'Europa, ha girato il Sud America. Abruzzese ha vissuto per un certo tempo anche in Germania, ma la polizia tedesca non è riuscita a dare molta collaborazione a quella italiana. Dovete considerare che non è un fatto di mancanza di collaborazione, ma anche un fatto di diverse sensibilità e anche il fatto che il reato associativo in Germania sostanzialmente non esiste, il reato associativo mafioso, per cui poi abbiamo avuto nel tempo un dedicarsi da parte della polizia tedesca al fenomeno del contrasto al terrorismo, che hanno sofferto molto di più di quanto noi lo soffriamo noi, e quindi le risorse sono scarse. Attraverso una minuziosa indagine è stato identificato il quartiere in cui il latitante si nascondeva. La zona è stata poi cinturata e una quarantina di agenti ha effettuato un vero e proprio blitz. Il latitante si è arreso senza opporre resistenza, nonostante avesse due pistole. Una pistola semiautomatica marca Glock, modello 19, calibro 9x19, con numero di matricola. Probabilmente una pistola acquistata all'estero, quindi comunque clandestina sul territorio nazionale, e un revolver che è risultato calibro 357 Magnum, che è stato rubato tempo fa a Cassano. Gli inquirenti, che hanno sottolineato che la cosca era in grado anche di impiantare una raffineria di droga, ritengono adesso di aver congelato le iniziative criminali del gruppo. Doveva essere un periodo di vacanza per Carlos, per conoscere la Calabria e la sua nuova famiglia, un periodo che si è trasformato invece in una tragedia quasi sfiorata, una cena in un locale di Falerna e poi una aggressione violentissima nei suoi confronti, in quelli della moglie e della suocera. Sentiamo il racconto di questa storia assurda. Carlos e Daniela si scambiano un bacio, si fanno forza a vicenda, ma è difficile, anzi impossibile, dimenticare quello che è successo la sera di Ferragosto sul lungomare di Falerna. Pensavo di fare una serata e una cena tranquillo con la mia fidanzata, futura moglie, madre del mio futuro figlio, e mia suocera, definita molto male per colpa di un cosiddetto cameriere. Lui aveva già iniziato comunque a far notare la sua scontentezza della mia presenza, il suo carattere, già con il suo
suo umore cominciava a cambiare mano a mano che andava, che mi portava le usanze che dovevo mangiare. Quando abbiamo pagato il conto, sì, come ha detto Benny, siamo ritirati dalla parte bar e per restare un po' lì, che avevano messo un po' di musica, sono andato a avvicinare la macchina e già lì è stata la prima aggressione verbale. Noi siamo della sicurezza, due personaggi che sono avvicinati, noi siamo della sicurezza del locale, vedi di risalire in macchina e andartene, che qua non sono accettati i negri. Quando siamo saliti in macchina, tempo di finire di raccontare loro l'istoria, uno di questi che si è avvicinato dicendo che era della sicurezza ha preso a pugni, a manate il vetro della macchina del lato passeggero dove c'era la mia fidanzata, che si è tra l'altro spaventato tanto, e rompendo il meccanismo automatico del vetro e così facendolo andare giù. Nel momento sono sceso alla macchina a chiedere il perché di questa cosa, il perché, e quando ho provato a chiedere qualche informazione, almeno qualche giustificazione, vedevo questo ragazzo che correva verso di me con un bastone in mano, dicendole hai rotto i coglioni, urlando hai rotto i coglioni, vedi andartene negro di merda. Si è avvicinato un altro ragazzo di nazionalità araba che era uscito da una capanna, se ben ho capito, che questo qua è stimolato a fare la prima aggressione, capito? Che è quello che mi ha tirato i primi pugni, poi dopo si sono aggiunti gli altri, con insulti vari di razzismo, negro di merda, battene, qua non si è ben accettato, in Calabria non li vogliamo i neri, cose varie, pugni e calci mi hanno colpito, poi hanno iniziato prima quei due, poi si sono aggiunti quei due della sicurezza, poi si è aggiunta altra persona che non sapevo neanche da dove venissero fuori, anzi pensavo qualcuno in aiuto, ma non è stato così. L'unica persona che si è recato nei miei aiuti è stata mia suocera, una signora di 70 anni, la quale è stata picchiata anche lei con un bastone sempre da questo ragazzo e le hanno rotto il braccio, le spalle ed è ancora ricoverata qui. Incontriamo la coppia all'ospedale di Lamezia Terme. Qui è ricoverata Anna Maria, la madre di Daniela, vittima della folle violenza del branco. Ieri sera l'abbiamo visitata e non sta benissimo, poiché hanno dovuto metterle un tubo di ferro che parte dalla spalla fino al gomito. E purtroppo è stato un intervento complicato, lei ha già problemi di artrite, artrosi, per cui ingessarla non era impossibile, perché non è semplice che calcifichi l'osso. Qualunque cosa sia successa durante la cena o al bar non spiega o giustifica la crudeltà che si è scatenata contro il giovane domenicano e la sua famiglia. La polizia, che ha raccolto la denuncia, sta indagando per individuare i responsabili che hanno agito davanti a tanti testimoni inermi. Nessuno dei contatti, cioè quelli che erano ai contorni, nessuno che ha visto la scena, che si è messo neanche a difendere, non ha neanche aiutato a sollevare sua madre. Sembrava proprio si stessero divertendo ad ammirare questo show. Però tiratela su, aiutate una donna incinta a tirare su sua madre ferita, che è a terra. Questa è stata una cosa anche molto scioccante. Carlos e Daniela, in vacanza in Calabria, avrebbero voluto portar via dei bei ricordi. Si ritrovano invece lividi, paura, amarezza e disgusto. Per il giovane domenicano, da anni in Italia con un lavoro stabile, sarà difficile rimuovere questo brutto episodio. So che i 4-10, perché sono stato malmenato da 10 persone, non possono infangare il nome di tante altre persone, però sicuramente ci penserò prima di mandare mio figlio a farsi una vacanza qua, anche se sarà in parte, sarà anche lui calabrese. Ad un anno dal tragico rogo nel centro storico di Cosenza non si conoscono ancora le origini dell'incendio costato la vita a 3 persone. Oggi in cattedrale la messa per ricordare Antonio, Serafina e Roberto. La nube di fumo nel centro storico di Cosenza nel pomeriggio sonnolento d'estate di un anno fa, il 18 agosto come oggi. Le grida di Antonio Noce, 53 anni, Serafina Speranza, 51 e Roberto Golia, 34, prigionieri delle fiamme in quell'abitazione di fortuna senza vie d'uscita accanto al nobile palazzo Compagna. La voce è coperta dal crepitio delle fiamme che diventa sempre più debole fino alla morte atroce. I vigili del fuoco hanno ritrovato i cadaveri carbonizzati il giorno dopo, nonostante il disperato tentativo di salvarli, nonostante il lavoro ininterrotto giorno e notte. La foto di Antonio, Serafina e Roberto, oggi postata sui social, vite difficili e morte tragica, ingiusta, resa ancora più incomprensibile dal fatto che a 12 mesi di distanza restino gli interrogativi sull'origine dell'incendio. Le indagini complesse sono ancora in corso. La città
sgomenta la parte vecchia transennata per giorni, il lutto cittadino proclamato dal municipio che si è fatto carico delle spese dei funerali celebrati dal vescovo Francesco Nolè. Un ultimo saluto senza le salme che sono state restituite alle famiglie nelle scorse settimane e seppellite nei loculi messi a disposizione dalla curia. Quell'appartamento era a rischio, ma loro non sapevano dove andare. Nel Duomo di Cosenza oggi la messa per non dimenticare il dramma che ha scosso le coscienze e che si è consumato nell'impotenza. In quelle ore d'inferno è stata distrutta anche parte del patrimonio culturale della città, antichi scritti e pergamene conservate nel Palazzo Ruggi d'Aragona, attiguo allo stabile da cui si è propagato il rogo. L'emozione e i sentimenti di sgomento sono forti, come 365 giorni fa, le richieste di tutela sempre più forti. I nostri 100 secondi di cronaca adesso. Un fucile d'assalto e 35 grammi di esplosivo artigianale sono stati trovati dai carabinieri a Nicotera. Nel corso dell'operazione i militari hanno denunciato in stato di libertà un 64enne, poiché dopo una perquisizione domiciliare sono state trovate batterie di fuochi d'artificio illegali. Il materiale è stato sequestrato. Arrestato dalla polizia l'aggressore del medico del reparto di chirurgia nell'ospedale di Crotone. Si tratta di un 42enne denunciato a piede libero per lesioni e minacce aggravate. A portare all'arresto sono state le indagini della questura della città pitagorica. L'uomo si trovava in affidamento ai servizi sociali per prova per una rapina. Incidente stradale questa mattina sulla SS18 a Pizzo Calabro, per cause in corso di accertamento. Due auto si sono scontrate, due i feriti sul posto, i vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia che hanno estratto dalle lamiere il conducente rimasto incastrato all'interno di una delle due vetture, consegnandolo al personale sanitario intervenuto sul posto. Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno salvato un trentenne che ha tentato il suicidio gettandosi in mare. I tempestivi soccorsi del personale del 118, allertato dalla sala operativa della questura, hanno consentito di trasportare l'uomo negli ospedali riuniti, dove è stato ricoverato e curato per escoriazioni multiple provocate dall'impatto con gli scogli. La Sorical ripara la condotta idrica a Polistena, ha risolto il problema della carenza d'acqua. Sentiamo. Abbiamo trovato la soluzione definitiva alla problematica sulla rete idrica comunale di Polistena. Sono le rassicurazioni del sindaco Michele Tripodi, che ha esordito in conferenza stampa riferendo del termine dei lavori di manutenzione sulla condotta comunale, che in sinergia con la Sorical, presente con il capo compartimento aria Giulio Gangemi ed una delegazione tecnica, dovrebbero garantire finalmente una migliore fruizione del servizio ai cittadini. I cambiamenti climatici degli ultimi tempi hanno inevitabilmente influito ad impoverire le falde abbassandole di livello, ha spiegato Tripodi, comportando non solo una scarsità di quantità d'acqua da gestire, ma anche una oggettiva difficoltà nella distribuzione della stessa ai cittadini rispetto ad un fabbisogno paradossalmente sempre crescente, specie durante la stagione estiva. La soluzione all'annosa problematica si è ottenuta attraverso un preliminare studio dei fabbisogni della rete idrica compiuto in collaborazione tra gli uffici comunali ed i tecnici Sorical ed il successivo intervento consistente nell'installazione di alcune valvole regolatrici di pressione a monte e a valle dell'abitato, nonché con l'immissione in rete del nuovo pozzo comunale nella zona del campo sportivo che una volta collettato ha aggiunto circa 18-20 litri al secondo di prezioso liquido alla portata esistente. Rimangono da effettuare ancora due interventi sulla rete, ha concluso il primo cittadino, la realizzazione di un nuovo pozzo comunale aggiuntivo ed il prossimo avvio del servizio. Il servizio di ricerca perdite satellitare assicureranno l'erogazione di acqua senza sorprese almeno per i prossimi 20 anni. Questione ponti e infrastrutture, un video girato con un drone da consiglieri comunali di Forza Italia mostra i segni del tempo sul ponte Morandi a Catanzaro. Intanto il sindaco di Celico chiede un incontro del comitato operativo viabilità in prefettura Cosenza, tema il ponte Cannavino.
Eccole le immagini girate con l'ausilio di un drone dai consiglieri comunali di Forza Italia sul viadotto Bisantis di Catanzaro, conosciuto in città come Ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere che lo ha ideato, lo stesso di Genova. Dopo la tragedia che si è consumata nella città ligure, c'è preoccupazione nel capoluogo calabrese per lo stato di salute dell'infrastruttura inaugurata nel 1962, cioè 56 anni fa, il secondo ponte più alto d'Europa a campata unica in calcestruzzo. Il filmato e le foto realizzate nella mattinata di ieri documentano i segni che il trascorrere del tempo ha lasciato sull'infrastruttura. L'ANAS sta effettuando dei lavori di manutenzione e nei giorni scorsi ha rassicurato sulla tenuta del viadotto. I consiglieri azzurri però hanno voluto rendersi conto di come stanno realmente le cose e così hanno deciso di avvalersi delle riprese video da consegnare al sindaco, in modo, si precisa, da poterle utilizzare nel confronto con l'azienda in programma il prossimo 21 agosto. Ci siamo comportati, spiegano in una nota, come forza politica responsabile che non suscita inutili allarmismi, ma che nemmeno si gira dall'altra parte. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sembra essere questo il pensiero degli amministratori locali. Infatti, anche il sindaco di Celico, Antonio Falcone, nonostante i lavori già programmati da ANAS sul Cannavino, siamo nel Cosentino, per il prossimo autunno, ha deciso di chiedere la convocazione del Comitato Operativo Viabilità in prefettura alla presenza di ANAS, al fine, si legge nel documento, di dare corrette informazioni sia sugli esiti dei monitoraggi che sullo stato del progetto di consolidamento strutturale. Andiamo adesso a Roseto Capospulico per parlare di un evento, una notte di mezza estate, giunto alla quinta edizione. Lo spettacolare lungomare di Roseto Capospulico è stata la location incantata di suoni e suggestioni di una notte di mezza estate, un evento giunto alla quinta edizione che celebra ed esalta la bellezza ed il fascino della perla dello Ionio. Le luci, i colori, la gente, i nostri ospiti, tanti artisti di strada che sono eccellenze calabresi ma anche che provengono dal sud Italia. E che portiamo in dono ai nostri ospiti per rendere questo lungomare vivace anche di sera, esattamente come lo è poi di giorno animato dal mare. Quella di stasera è senza dubbio una delle manifestazioni di punta del nostro cartellone, che vede appunto questo lungomare trasformarsi in un tripudio di colori, suoni, luci e tanta arte, la cosiddetta street art, quella degli artisti di strada, che per la verità quest'anno hanno trovato collocazione qualche giorno fa anche nel nostro borgo medievale con la manifestazione Il Giro di Mezzanotte, cofinanziata dalla Regione Calabria, che ha regalato fortissime, grandissime emozioni e suggestioni, richiamando peraltro un nutrito gruppo di turisti e visitatori. Fino alle prime luci dell'alba, migliaia di cittadini, ospiti e visitatori hanno potuto godere delle numerose attrazioni offerte da tanti artisti che si sono esibiti in accattivanti spettacoli su tutto il lungomare, coinvolgendo grandi e piccini. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici poi ha creato momenti di pura magia ed un suggestivo gioco di riflessi sulle limpide acque del mare. Per una notte, cielo, mare, terra e fuoco si sono uniti ed hanno stretto in un singolare abbraccio migliaia di spettatori ammaliati da tanta bellezza. La quinta edizione di suoni e suggestioni di una notte di mezza estate ha creato la giusta atmosfera per il prossimo importante appuntamento del 20 agosto, quando si ritornerà nel centro storico con la prima serata del premio Capospulico, sezione carriera ed impresa. Sono occasioni che ci danno l'opportunità di far conoscere meglio quelle che sono le eccellenze della nostra comunità. Poi quest'anno abbiamo istituito un premio speciale, un premio ai nostri cittadini temporanei, cittadini che da tanti anni ci
scelgono e che grazie alle loro caratteristiche, alla carriera, a tutte le diciamo, cose di cui si sono fregiati nella vita hanno portato lustro anche alla nostra comunità. Quindi una sezione speciale ai cittadini temporanei. Il presidente della FIGC calabrese Saverio Mirarchi a Pizzo racconta i successi del calcio calabrese. Parata di stelle al Castello Murat per una serata indimenticabile per festeggiare la Real Pizzo, la squadra che dopo i successi della scorsa stagione si prepara ad un'altra importante sfida sportiva. Sotto l'attenta regia di Melania Carchedi, direttore generale della Real Pizzo, la numerosa presenza di pubblico, con in testa il sindaco Gianluca Callipo, ha fatto da cornice ed ospiti d'eccezione come i campioni Massimo Mauro, Francesco Cozza e Gregorio Mauro, guidati dall'impeccabile conduzione di Rino Putrino, con il presidente del calcio calabrese Saverio Mirarchi, che ha fatto il punto di una situazione davvero esaltante per questo sport in Calabria. Si è persa la Serie A col Crotone, ma mi pare che il calcio calabrese sta vivendo una buona stagione anche a livello di presenze e di numero di squadre. Direi di sì, intanto siamo rappresentati nel mondo professionistico con tutte le nostre province più il Rende, quindi questa è una cosa che ci dà grande soddisfazione, un orgoglio per la nostra terra, per la Calabria, ed è un punto di riferimento perché poter contare in ogni provincia su una società professionistica, da Vibo a Reggio, da Catanzaro a Cosenza e a Crotone ovviamente, la stessa Rende di cui dicevamo, dà opportunità anche alle realtà di base di avere dei punti di riferimento che sono punti di riferimento importanti. L'augurio è che ovviamente queste nostre realtà possano mantenere la loro categoria e, perché no, regalarci nuovamente il sogno della Serie A, che al di là del valore sportivo diventa anche un valore culturale, turistico di assoluta importanza. Quindi forza Calabria, forza alle nostre società professionistiche. Il professionismo, il dilettantismo, c'è un grande movimento che è anche un'importante realtà, pensando soprattutto poi al settore giovanile. 500 società, 30.000 tesserati, 18.000 sono ragazzi dai 5 ai 18 anni, quindi anche qui c'è un movimento vastissimo che, al di là di quello che può essere il risultato della domenica o la classifica del lunedì, rappresenta molto di più. Il nostro calcio, quello di base, è un valore sociale, una delle agenzie educative più importanti, no, che abbiamo sul territorio, sicuramente la chiesa, sicuramente la famiglia, sicuramente la scuola, ma io credo che lo sport e il calcio in particolare possa incidere non poco da questo punto di vista, dal punto di vista educativo, culturale, in territori che sappiamo essere non semplicissimi, quelli della nostra terra. Il calcio può essere un futuro per la Calabria? Assolutamente sì, lo sport in generale, ma il calcio, che è il primo sport nazionale, lo deve diventare grazie alla passione, alle attenzioni che i nostri dirigenti dedicano, no, quotidianamente. Lo fanno veramente con spirito di sacrificio, investendo anche ovviamente di tasca propria per quelle che sono le necessità, e sicuramente non si arricchiranno mai facendo i dirigenti di calcio, ma sicuramente con grande passione, grande attenzione, danno importanti opportunità ai nostri giovani. Credo che sia la soddisfazione più grande. E ieri alle 20 si è chiusa la sessione estiva del calciomercato per la Serie A e la Serie B. Le squadre calabresi, Cosenza e Crotone, si sono fatte valere. Per la C c'è ancora tempo e c'è la caccia agli attaccanti. Merita il 6,5 in pagella da parte degli esperti il calciomercato del Cosenza. I colpi messi a segno dal direttore Stefano Trinchera nella giornata conclusiva delle operazioni aumentano il tasso di esperienza del rossoblù, prossimi a iniziare la nuova avventura in cadetteria. Piace alla piazza il ritorno in Calabria di Luca Garritano, così come l'ingaggio di Riccardo Maniero, che impreziosisce l'attacco a disposizione di Piero Braglia. Nelle ultime ore di mercato la società del presidente Guarascio è stata tra le più attive. Legittimo e Verna si sono aggiunti al folto gruppo di calciatori in organico. D'ora in poi saranno possibili le cessioni in Serie C e Cosenza potrebbe approfittarne per dar modo a qualche elemento in esubero di trovare spazio. È un finlandese l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Crotone, il difensore Väisänen proveniente dalla SPAL. In attacco l'argentino Spinelli è il giocatore più atteso, mentre resta aperta la pista che potrebbe portare al trasferimento di Budimir all'estero, probabilmente in Spagna. L'extra time a disposizione delle formazioni di C fa dormire sonni tranquilli alle squadre calabresi. Vibonese e Catanzaro sono alla ricerca di un attaccante centrale. Tanti i nomi in circolazione per un ruolo e un profilo che lo Schiavo e lo Giudice non possono permettersi di sbagliare. Il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ben ritrovati al meteo. La nostra regione continua ad essere interessata da una debole circolazione in quota, che favorisce la formazione dei classici temporali pomeridiani, poiché è alimentata da aria più fresca proveniente dall'Europa orientale. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Domenica, cielo poco nuvoloso ovunque, possibili acquazzoni che potrebbero interessare i litorali tirrenici nelle prime ore della giornata. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità di tipo cumuliforme sulle aree montuose.
con possibili piogge su Pollino, Sila, Catena Costiera, Reventino, Serre e Aspromonte, con sconfinamenti su Valle del Crati, Valle del Savuto, Presila Canzarese, Costa degli Dei e Costa dei Gessomini. Temperature in leggero rialzo. E adesso analizziamo lo stato di mari e vento. Domenica, poco mosso il Mar Tirreno con venti deboli dei quadranti occidentali. Calmo il Mar Ionio con debole ventilazione dai settori settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.